Lo sapevate? Pokémon Diamante e Perla sono stati creati per essere i giochi Pokémon definitivi. Per far comprendere a Game Freak le sue intenzioni con il gioco, Masuda creò una frase che indicasse la filosofia e le attitudini che voleva rappresentare con i due titoli. Sul suo blog, Masuda ha descritto il mondo di gioco in questo modo. Il mondo del domani, un mondo in un futuro distante. Un mondo ideale, ed inoltre definitivo. Masuda ha rappresentato le sue speranze per il gioco con due simboli. Un diamante, che simboleggiasse l'amore, ed una perla, come simbolo di felicità. Masuda inoltre voleva collegare tutte le persone del mondo, e ci è riuscito creando la GTS. Essa permetteva, per la prima volta all'interno della serie, di scambiare Pokémon online. Pokémon Diamante e Perla comprendono un sacco di prime volte del franchise Pokémon, come l'utilizzo della grafica 3D. Capire come sfruttarla a pieno prese a Game Freak molto tempo, perché volevano assicurarsi che questo nuovo mezzo fosse adatto allo stile artistico dei Pokémon. Il team si è poi dedicato a realizzare la grafica migliore che l'hardware potesse permettere, concentrandosi però sull'accessibilità. I giocatori dovevano essere in grado di comprendere facilmente il mondo di gioco. Come nei capitoli precedenti, la mappa è stata sviluppata a caselle, in modo che fosse facilmente navigabile. Diamante e Perla sono inoltre i primi giochi della serie Pokémon ad utilizzare un touchscreen. L'IU dello schermo inferiore è stata realizzata attentamente ed è progettata per essere utilizzata senza stilo. La prima volta che Masuda ha visto Shigeru Miyamoto utilizzare uno stilo su un prototipo del DS si è sorpreso di quanto fosse superfluo. A suo parere, un pennino è necessario solo nel caso in cui lo schermo che si utilizza è troppo piccolo o se gli oggetti da manipolare sullo schermo sono troppo piccoli. Secondo lui, toccare direttamente lo schermo era molto più intuitivo ed inoltre ridava un senso al nome touchscreen. Quando Masuda propose di rendere il titolo giocabile con solo le dita, le reazioni furono riluttanti. Il team di Game Freak temeva infatti che in un caso del genere lo schermo si sarebbe sporcato troppo facilmente, ma Masuda sosteneva che ai bambini importasse poco e che questa mania per le pulizie era un tratto esclusivamente giapponese. Si mise persino a fotografare persone che utilizzavano il DS con le dita e piano a piano la Game Freak si convinse. Il graphic lead Takao Unno non era un fan dell'utilizzo delle dita per il touchscreen del DS, ma i cambi fatti all'IU convinsero anche lui. Le opzioni riportate sul touchscreen durante le battaglie sono molto grandi e colorate, in modo che il giocatore possa selezionarle senza togliere lo sguardo dallo schermo superiore. Dei bottoni così grandi hanno inoltre permesso a tutti quei bambini non ancora in grado di leggere di giocare comunque al gioco. Il pulsante per gli attacchi è stato reso particolarmente grande, con le mosse nascoste dietro. Sono state posizionate in questo modo per renderle facilmente selezionabili con il minimo movimento delle dita. Un'altra priorità per i designer era quella di far conoscere il brand a nuove persone. La strategia di Nintendo con il Nintendo DS era quella di attirare anche i giocatori casual, e il presidente e CEO di The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, ha subito accolto questo approccio. Secondo lui era ottimo per i Pokémon, una serie ideata pensando soprattutto ai più giovani. L'IU dello schermo inferiore fu disegnata in modo che attirasse l'attenzione ed incuriosisse le persone. Secondo Masuda, la facilità d'uso avrebbe portato anche le persone a riunirsi. Ad esempio, un nonno incuriosito potrebbe provare ad utilizzare il touchscreen del nipotino mentre gioca, e nonostante questo inizialmente lo infastidirebbe, porterebbe ad un dialogo. La regione di Sinnoh, il luogo in cui sono ambientati Diamante e Perla, è ispirata all'Hokkaido, la regione più a nord del Giappone. Le aree nevose furono aggiunte per ricordare che ci troviamo più a nord rispetto alle altre regioni. Sfruttando i miglioramenti hardware del Nintendo DS, fu reinserito il ciclo giorno-notte di oro e argento. Il Nintendo DS infatti non solo ha un orologio interno, ma può mostrare molti più colori, il che permette di creare un sistema giorno-notte molto più piacevole. In Diamante e Perla, la Game Freak riconsiderò anche la divisione tra attacchi fisici e speciali. Nelle prime tre generazioni Pokémon, le mosse potevano essere fisiche o speciali in base al tipo. Ad esempio, tutte le mosse di tipo lotta erano fisiche, mentre tutte quelle di tipo acqua erano speciali. Ciò non permetteva a Pokémon come Gyarados, che è un Pokémon d'acqua dall'alto attacco fisico, di raggiungere il loro massimo potenziale. In Diamante e Perla, le mosse sono divise tra speciali e fisiche in base al contesto. Gli sforzi di Game Freak furono ampiamente ripagati, visto che con Diamante e Perla si vide un aumento della popolarità del battling competitivo dei Pokémon. Nel 2009, The Pokémon Company ha anche iniziato a partecipare alla Video Game Championship, una competizione nella quale i campioni regionali di vari giochi si danno battaglia. Sebbene fossero stati annunciati per il 2005, Diamante e Perla sono stati rilasciati in Giappone nel dicembre del 2006. Nonostante ciò, i giochi comprendono vari bug. Uno dei più noti permette di surfare su delle caselle dove non si potrebbe, riuscendo ad uscire dai limiti delle mappe. Alcuni furbi giocatori hanno scoperto che una volta usciti dai limiti di una mappa, si possono raggiungere luoghi irraggiungibili semplicemente camminando un tot di passi, salvando e ricaricando la partita. Ciò permette di catturare Pokémon misteriosi, come Darkrai o Shaymin, che solitamente sono catturabili solo tramite evento. Questo glitch fu poi rimosso nella versione internazionale dei giochi.
Nonostante tutte le zone accessibili tramite evento del gioco, una rimane irraggiungibile. È la Sala delle Origini, il luogo dove risiede Arceus. L'oggetto necessario per raggiungerlo, infatti, il flauto cielo, non è mai stato distribuito. In un'intervista di Nintendo World Report, Masuda rivelò che dopo l'uscita del gioco ha capito che il flauto cielo era troppo ambiguo, difficile da comprendere per le persone, e così ha deciso di non distribuirlo. Non sappiamo però se si riferisse alle meccaniche del gioco o all'universo narrativo. Pokémon Diamante, Perla e Platino sono stati censurati in alcune parti del mondo. Nella versione coreana ed europea di Pokémon Platino, il casinò fu reso inaccessibile per mettersi in regola con le nuove direttive imposte dal PEGI riguardanti il gioco d'azzardo. Uno dei libri del gioco, Storie popolari della regione di Sinnoh, è stato modificato nelle versioni inglesi. Il brano, leggibile nella biblioteca di Canalipoli, allude all'idea che una volta la gente usasse sposare i Pokémon, visto che essi e gli umani erano molto simili. Nelle versioni occidentali, la cosa è stata modificata. Invece che sposarsi, il testo ora dice che erano molto legati e che mangiavano alla stessa tavola. La localizzazione inglese di Diamante e Perla comprende inoltre citazioni al linguaggio lit e all'umorismo internettiano. Ad esempio, vi sono molti NPC che utilizzano la parola Nabbo. Il traduttore Nobbo Gasawara è un membro del famoso forum Something Awful ed ha inserito nel gioco dei riferimenti alla cultura internettiana. Uno dei riferimenti di Nob è il dialogo del pittore nel percorso 208, che ha intitolato il suo quadro My Pokémon is Fight. Questa è una citazione a My Tank is Fight, un libro comico sulle invenzioni della Seconda Guerra Mondiale scritto da Zach Parson, anch'esso un membro del forum Something Awful. Nonostante Diamante e Perla fossero stati progettati per essere i giochi definitivi, Game Freak sapeva che con Platino avrebbero dovuto fare di meglio. Decise di far rappresentare a Giratina l'antimateria, in modo da opporsi allo spazio e del tempo, rappresentati da Palkia e Dialga. Masuda ha poi spiegato al game designer Takeshi Kawachimaru che esisteva un mondo di antimateria, un paradosso nello spazio-tempo che esisteva in relazione a Dialga e Palkia. Ha cercato di spiegare la sua idea descrivendo complicati concetti di fisica ed utilizzando l'immagine di un monte Fuji riflesso al contrario sulla superficie di un lago. Nonostante Kawachimaru non avesse comunque capito, a parer suo è poi comunque riuscito a rappresentare il mondo distorto nel modo corretto. I nuovi Pokémon di Sinnoh sono stati creati per sorprendere i giocatori. L'art director, Ken Tsukimori, è consapevole che non tutte le idee utilizzate per i nuovi Pokémon erano buone. Voleva che la gente credesse che le nuove creature erano diverse dalle vecchie, ma che si trattasse sempre di Pokémon. Furono anche realizzati per sembrare un po' strani all'inizio. Li ha disegnati partendo dalle sue esperienze personali, ispirandosi alla sua vita di tutti i giorni. Il suo processo creativo è partito osservando la regione di Sinnoh e chiedendosi quale tipo di Pokémon potesse vivere lì. I Pokémon più forti furono realizzati per primi, e molti design furono suggeriti dal team per creare e mantenere un equilibrio strategico. Furono date evoluzioni a Pokémon che sembrava dovessero averne una, e da Pokémon che avrebbero reso il gioco più divertente tramite la loro evoluzione. Prendiamo Hunchcrow, per esempio, la perfetta evoluzione di Murkrow. La coda a forma di scopa e la barba fatta di piume richiamano immagini relative alla stregoneria, oltre che ai corvi. Ciò nonostante, alcune sue peculiarità ed il nome fanno riferimento a delle figure criminali. In particolare, il nome inglese di Hunchcrow comprende la parola Honcho, che deriva dal termine giapponese caposquadra o boss. In giapponese il riferimento è invertito. Il suo nome è infatti Dong Karasu, che è un'unione di Don, che sta per Don, la figura di spicco della mafia, e Karasu, che in giapponese significa corvo. Il Pokémon Luxray, che è invece totalmente nuovo, prende probabilmente ispirazione dalla tigre, dalla lince e dal leone. Potrebbe anche essere basato sulla costellazione della lince o del leone, visto che la sua linea evolutiva presenta delle stelle sulla coda. Inoltre, l'ispirazione alla lince potrebbe essere più profonda del previsto. In alcune leggende europee, infatti, le linci sono in grado di vedere attraverso oggetti opachi. Anche Luxray è capace di farlo, in modo similare ad una vista era GX, e la cosa si ricollegherebbe anche al suo nome. Il nome giapponese di Luxray, Rentorar, è una combinazione di Rontgen, che è un'unità di misura all'esposizione ad una radiazione ionizzante, Tora, che significa tigre in giapponese, ed il suono Rar. Burmy, Wormadam e Mothim sono tutti e tre basati sulle falene Bagworm. Burmy è basato sulla pupa di questo insetto, mentre Wormadam e Mothim sono basati rispettivamente su delle femmine e dei maschi più sviluppati. Il fatto che questo Pokémon si evolve in modo differente in base al sesso è ispirato al fatto che solo le falene Bagworm di sesso maschile si sviluppano del tutto. Le femmine di solito non sviluppano molto e mantengono solo bocca, gambe e delle ali non sviluppate. Bene, anche per questo Didino Gaming è tutto, ma ne arriveranno presto di nuovi, il venerdì alle 15.30 come sapete, quindi per non perdervi i prossimi video iscrivetevi al canale e soprattutto visitate il canale originale Didino Gaming. Ragazzi scusatemi, siamo in ritardo ma per un motivo molto scemo, oggi doveva uscire un altro video, cioè oggi, venerdì doveva uscire un altro video, solo che poi è uscito il Didino Gaming di Diamante e Perla.
E già che io sono un fan della quarta generazione, come tutti ormai sapete, la mia generazione preferita, ho detto chi se ne frega, voglio doppiare quello. Adesso, in questo momento, non importa se faccio ritardo, chi se ne frega. Quindi adesso vi beccate questo, poi settimana prossima un nuovo video. Quindi, che ho già fatto. Non vi dico il tempo, perché poi è spoiler. Detto questo ragazzi, come al solito fatemi sapere se il video vi è piaciuto con commenti, like, dislike, ci sono link in descrizione. Fate quello che volete, ma spero voi lo facciate dal mare, perché fa un caldo boia e non come me, su una sedia di pelle. E ci rivediamo ad un prossimo video dove spero faccia più fresco. Ciao!